cima dopo parecchi sforzi di rimettersi in regola il ragazzo, ma era lui stesso ridotto a un tal grado di debolezza che invece di cullarlo veramente poteva soltanto alternativamente sollevare il busto del malato e tirare sulle ginocchia incrostate di subizione. Golda cominciò a strofinare le membra e i mazzini del partito che erano anche quelli più esposti e di difesa. Qualche donna che era riuscita bene o male a prendersi in piedi, le diede il mondo. Quando saremo giunti alla vetta di Israele, mormorò Erwin chiuso sopra il ragazzo, gli occhi del quale ora si erano coperti di una specie di velo ocra, sognando, di lì a un attimo si sentì addosso la faccia scolorita della dottoressa, pareva scossa da una folla ira. Che fate? Gli sbigliò all'orecchio, mentre i bandimenti della prima fila che greggiavano paura. Erwin chinò gli occhi e solo allora si accorse che il cadavere vivente che stava andando si era cambiato in un cadavere morto. La dottoressa gli strinse con forza una spada. Come fa a dire a tutti questi bambini che questo è tutto un sogno? Gli soffiò addosso con una carica d'olio, continuando macchinalmente a curare il ragazzo. Erwin si mise a piangere, senza piangere. Signora, disse finalmente, qui non c'è posto per la verità. Thank you.